Boa tarde, si dice boa tarde, ok? Boa tarde todos. Mi hanno fatto la prova, poi mi hanno, come si chiama, un pastel? Mi hanno detto che è come lo gnocco fritto e che un pastel vale almeno 1500 calorie, quindi per gli atleti non è adatto e anche per i presidenti del Consiglio ingrassati non è adatto. Ciao San Paolo, è una grandissima gioia essere qui con voi oggi, è una grandissima gioia portare il saluto alla più grande città italiana nel mondo. Superate Roma, di poco ve la... No, come 6 milioni? Siete cresciuti tutti insieme. Vabbè. E mi scuso se posso stare davvero poco tempo con voi, ma questa visita in Brasile nasce naturalmente dalle Olimpiadi e penso che tutti noi possiamo trovare un buon punto di accordo anche con chi è cresciuto in Brasile e si sente più brasiliano che italiano nel dire che facciamo tutti insieme il tifo per il Brasile nel calcio, tanto l'Italia non è qualificata, e sperare che il tricolore verde, bianco e rosso possa salire sul pennone più alto e farci sentire le note dell'inno di Mameli adesso dalle Olimpiadi che iniziano domani. Io ieri, quando ho visto il Cristo Redentore di Rio illuminato verde, bianco e rosso, mi sono commosso e inorgoglito. Spero che tutte e tutti noi possiamo in questi giorni fare innanzitutto il tifo per i nostri colori. Diciamo forza azzurri, perché se diciamo in altro modo diventa subito politica. Diciamo tutti insieme evviva l'Italia, forza azzurri, speriamo tutti insieme di poter fare un grande risultato in queste Olimpiadi. Però sono qui anche per dirvi altre cose. Allora ho chiesto, ringrazio il console, ringrazio l'ambasciatore, ringrazio i nostri deputati, il nostro senatore, il nostro ex senatore, dov'è Edoardo? È scappato, eccolo qua. I nostri rappresentanti delle istituzioni per averci dedicato un po' di tempo oggi a San Paolo. Sarebbe stato impossibile venire in Brasile e non passare da San Paolo. Ci sono però molte questioni aperte che dobbiamo affrontare tutti insieme, concrete. C'è la questione dei rapporti bilaterali tra Italia e Brasile. Posso dirlo tra di noi? Possiamo fare di più. Perché? Perché se finalmente i nostri paesi scelgono la strada della stabilità, sapete che quando c'è tensione politica è un po' più difficile lavorare insieme. Se i nostri paesi, sia l'Italia che il Brasile, scelgono la strada della stabilità, questo mercato, questo insieme di valori, prima ancora per umani, di valori culturali, di valori sociali, di valori personali, prima ancora che di valori economici, può essere una grandissima opportunità per l'Italia, e l'Italia in questa fase può essere per il Brasile, proprio mentre si apre la discussione sul nuovo accordo Europa-Mercosur, può essere, l'Italia può essere il grimaldello per il Brasile per lavorare bene in Europa. Bisogna essere concreti, poche chiacchiere. Entro la fine dell'anno il Ministro dello Sviluppo Economico verrà qui con una missione di 300 imprenditori e verrà concretamente a ristabilire un forte rapporto tra il Brasile e l'Italia. Ho parlato con Carlo Calenda 2 ore fa. Vorrei che questo venisse prima di Natale, così che si possa dare un segnale immediato in questa direzione. Secondo punto, so che ci sono 2 scuole qui con noi, giusto? Fatevi sentire. Ragazzi, fermi lì. Io ho provato a dire boa tarde e non mi è riuscito, però non mi dite Dante Alighieri, perché Dante Alighieri... Dante! Bravo, Dante. No! Boavi, invece voi? Grande. Allora, come? Bene, ok, non vi mettete a litigare, buoni.
Facciamo dopo, aspetta, arrivo subito. Arrivo subito. Voglio dire una cosa a tutte le scuole che sono qua. Noi dobbiamo, come paese Italia, investire più risorse, sì, ma anche dare un quadro di regole più semplici a chi studia all'estero. Perché? Perché la scuola è il nostro futuro davvero. Fabio vi ha detto una cosa drammatica e bella. Vi ha detto che il 4 agosto di 110 anni fa, in mezzo al mare, mentre cercavano di migrare, quelli che morivano in mezzo al mare eravamo noi. Quelli che morivano nelle carrette della disperazione erano gli italiani. E qualcuno di voi, probabilmente, è discendente di famiglie che con coraggio e anche con tanto dolore hanno lasciato il proprio paese per venire a inseguire un sogno. Il modo più serio che abbiamo per essere fedeli a quella storia, per onorare i vostri genitori, i vostri nonni, e anche per ricordare chi quel 4 agosto di tanti anni fa non ce l'ha fatta e con loro altri, è quello di ripartire dai valori grandi della nostra cultura. Il grande valore è quello che quando vedi una persona in mezzo al mare non ti giri dall'altra parte come vorrebbe fare qualcuno, ma vai e lo salvi, perché c'è da salvare la dignità dell'uomo. E però contemporaneamente secoli di storia italiana ci dicono che dobbiamo essere pronti a investire nei valori fondamentali, che sono quelli educativi e culturali. Allora, c'è un decreto legislativo, ora non vi voglio addormentare con le regole italiane, ma c'è un decreto legislativo nella legge sulla scuola, la legge 107 del 2015, che riguarda proprio le scuole italiane all'estero. Prendo un secondo impegno, dopo quello di inviarvi qui Calenda con la missione di 300 imprenditori, che è quello di approvare questo decreto entro la fine dell'anno e di dare uno strumento di aiuto vero a chi fuori dai confini della patria insegna, educa e investe nella scuola. Anche questo è un impegno concreto che vogliamo fare. Terzo punto, e vado veloce. Però dobbiamo anche sapere che noi viviamo un periodo, specie in Europa, dove sono in tanti che vorrebbero chiuderci in casa e buttarci nella paura. Cos'è il terrorismo? Il terrorismo è un attacco all'uomo, quando riescono a uccidere, come è accaduto in Francia, come è accaduto in Germania, come è accaduto a nostri connazionali in Bangladesh o in Tunisia. Ma il terrorismo ha un effetto collaterale. Se riescono a ucciderti, hanno vinto. Ma hanno vinto anche se riescono a farti chiudere in casa perché ti diventi improvvisamente impaurito. E allora c'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme, la dico qui a San Paolo perché in questa città, la più grande città di italiani al mondo, questo è un valore che va confermato anche se l'allarme terroristico sembra lontano. E cioè che noi dobbiamo prendere l'impegno con noi stessi a vivere tenendo forti i valori della cultura, della bellezza, della musica, dell'arte, dello sport, della gioia di vivere, che sono esattamente le cose che i terroristi detestano. E quando loro vogliono rinchiuderci in casa, noi dobbiamo essere ancora più forti con quella espressione meravigliosa che il Brasile sa utilizzare meglio di chiunque altro, che è l'espressione dell'allegria, che è un concetto più ampio della semplice allegria italiana. È un modo di vivere. Per far questo, io credo che l'Italia e il Brasile possano e debbano fare di più insieme. E allora sono qui a San Paolo oggi per dirvi, noi che oggi rappresentiamo l'Italia, pensiamo che l'Italia non finisca con i confini geografici dello stivale. Tutti voi, se pensate all'Italia, pensate a una cosa bella,
Non so se è pronto il video, se ce l'avete, se potete mandare il video, è pronto? Lui dice, voglio farvi vedere 2 minuti di video di che quanto è bella l'Italia, per dire una conclusione che forse vi stupirà. Guardate questi, ce l'avete pronto o no il video? Se il video è pronto, faccio vedere 2 minuti esatti di numero, tranquilli. E poi voglio arrivare alla conclusione di dirvi perché penso che ci sia bisogno di voi per rendere ancora più bello il nostro paese. Se c'è il video, se no ve lo racconto a voce, più bello se c'è, ma siccome domani c'è la cerimonia di inaugurazione. È pronto o no? Sta partendo il video. È un video che penso che qualcuno di voi vedrà facendo scendere qualche lacrimuccia dentro il cuore, fuori no. Perché è un video che ci dice... Sto zitto, c'è il video. Spengiamo le luci. È molto semplice, sono alcuni dei luoghi su cui stiamo investendo dopo anni di abbandono, mettendo dei soldi perché da Pompei alla Reggia di Caserta si torni a godere dello straordinario patrimonio di bellezza che ha il nostro paese. Ma tutta questa bellezza sarebbe, lasciatemelo dire con una provocazione, quasi inutile. Se non ci fosse la bellezza di ciò che l'Italia ha rappresentato in termini di valori umani nel mondo. La più grande bellezza che ha il nostro paese non è soltanto quell'elenco incredibile di luoghi, di teatri, di affreschi, di capolavori. La più grande bellezza è quando donne e uomini credono che ci siano dei valori più grandi che il semplice successo economico. E che siano i valori della solidarietà, della condivisione, che siano i valori in cui l'Italia, e lasciatemelo dire, anche il Brasile, credono come elementi costitutivi. Ecco perché da San Paolo, la città con il numero di italiani più grande al mondo, voglio dire con forza che quello che vedete qui è soltanto un pezzo della bellezza dell'Italia. L'altro pezzo siete voi, siamo noi. Siamo e restiamo orgogliosi della bellezza dell'Italia, anche se lontani da casa, e cerchiamo tutti insieme di non sciupare tutta questa bellezza, garantendo ai nostri figli, ai nostri nipoti, che magari sono nati lontano da casa, la possibilità di sentirsi orgogliosi quando si sente dire viva l'Italia, viva il Brasile, viva la straordinaria amicizia. Grazie a San Paolo. Vi aspetto al lavoro perché l'Italia e il Brasile siano sempre più forti
è perché da qui alla fine dell'anno possiamo portare a casa i risultati che abbiamo detto. Ciao a tutti, in bocca al lupo, in bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie a tutti. Ringraziamo la presenza anche in rappresentanza del governatore Alcmin, del segretario Floriano Pesaro che qui rappresenta il governo dello Stato di San Paolo. Grazie.